Sansone dal Borussia Dortmund due anni fa. Il Milan con il 4-3 scelto da Montella in porta Donnarumma. In difesa Conti Rodriguez, Walter Zinius, Patti Abusacchi, difensori centrali come tempo del Villarreal, che Silo Cattelli con la vettura a centrocampo, Suso, Benyang e Lati di Cutrone, confermato al posto del Stagione. Capitano per questa sera Zapata, poi si vedrà la scelta di Montella e della società. Il Craiova di Dennis Maggio risponde con il 5-4-1 di Appesa, ma con la necessità di rimontare al 0-1 dell'attacco, Calancio il corpo che neanche Suso, bravo di saltare l'uomo, poi questo Cutrone che sono curioso di vedere per conto adesso per Riccardo Rodriguez. Spazia da qualche sera di Pinedra Marisca, stava spingendo tanto una volta con Aventura come prima che simile annullato poi il gol arrivare proprio come rigore in movimento, ovviamente qui c'è stata un'azione difensiva anche del portiere non bravissimo Calancio qui con l'interno piede a porta vuota con grande freddezza e precisione. Con Aventura un gol importante per lui, è stato fermo troppo tempo, un infortunio anche delicato per lui, ovviamente c'è anche Cialanoglu che si c'è grande un attenzione anche questa soggetta oltre a quella posizione regolare destra di Vittorio intraprendenza soprattutto sulle fasce laterali a Rodriguez e Scavo sinistro, non male, toccato con la mano destra da Donnarumma.
vede a Donnarumma è molto da sinistro, tanto Bonaventura vuole prendere il pallone. Ecco Zidane, la vita palla al giro, che cosa c'è lo spazio rispetto al ponte, quando fosse bravo di stare per il portiere. E sì, buon dribbling, si batte in due, arriva anche Conti al centro, è scritto Warner Felix, è stato dominato perfettamente, poi vedi Conti, vedi il compagno, vedi questa capacità ancora di andare e mettere la palla sempre dietro con grande lucidità. Apertura sembrava Ferreira, sì, non era fallo assolutamente, in area su Tessi. Corner di Çalhanoğlu, ottima traiettoria, doppio rimbalzo, calancia su Young che aveva toccato in maniera totalmente fortuita sull'ottimo anticipo da parte di Musacchio. Finalmente andava fuori, anzi di Andre Silva che in questo fuori poi la ribattuta di Young fa sì che il portiere Çalhanoğlu riesca a recuperare. Ancora Çalhanoğlu, ancora al centro del colpo di testa di Musacchio, largo questa volta. Quindi l'arretramento ha difficoltà di dare forza e di utilizzarla. Non si sta ignorando una buona lettura. Ritmo di Çalhanoğlu. Cross corner. Vedi anticipo. Il talento di Çalhanoğlu. A parte il primo doppio passo come ha fatto anche prima per Conte, adesso per Riccardo Rodriguez. Spaglia dopo la chiusura di Dimitra, ma rischia Cutrone. Spinto calancia quel che sì! Fila di vantaggio! Felice Calancia, sicuro! Ma il gol viene annullato, era l'accelerazione dell'assistente. Buona la punta la prova. E potete al centro di Young! Si è arrivato a ottima posizione, ma poi ha colpito male. Buona lettura, non è riuscito a completare l'azione. Ancora Milan però con grande energia, avete visto questo tocco un po' spinto soprattutto su Spagna. Ecco la partenza del Milan, questo Suso Çalhanoğlu, una mano, la respinta, la zona di buona partita. Ancora 1-0. Era nell'area questo volta di Milan, stava spingendo tanto una volta con la ventura come Cina che si è arrivato con l'arrivare proprio con un migliore movimento. Ovviamente qui c'è stata un'azione che si dà del portiere non bravissimo Çalhanoğlu qui con la piena corta vuota con grande presenza e precisione, ma ancora non è importante per lui come sempre troppo tempo un infortunio anche limitato per lui, ovviamente c'è anche Çalhanoğlu che si c'è un grande per Milan affidato al sinistro di Riccardo Rodriguez. C'è anche Locatelli in zona per un destro ancora più teso verso la porta come traiettoria, sono avanzati due centrali, oltre a che sia anche Niang, va alla fine Riccardo Rodriguez, ottima traiettoria, la manca Musacchio alla fine, prova il gol del 2-0, segna anche a San Siro, non solo nelle vittorie estive, seppur prestigiose, da, anche prima sul calcio piazzato, qui vedi cross proprio a rientrare sulla porta, non ci arriva molto bene, in questo caso sembra Musacchio, ma poi lui è pronto con l'esterno, ma veramente da salvare da grande attaccante. Sì, era partito in posizione irregolare, ma poi sul tocco di Musacchio si arriva bene, lui è in posizione regolare. Regolare, quindi con la punta, ma vedi spaccato da grande attaccante sul tocco. Che sì, buon dribbling, su Mattei giù arriva anche Conti. Centro ha respinto Warner Felix, è stato arrivato perfettamente, poi vedi il mondo di un compagno, quindi questa capacità ancora di andare e mette la palla sempre dietro con grande velocità. Apertura sembrava di Ferreira, era fallo assolutamente. Corner di Çalhanoğlu, ottima traiettoria, ottima palla di avanza che aveva toccato, aveva totalmente colpito sull'ottimo anticipo da parte di Musacchio, ovviamente andava fuori di Andre Silva che in questo fuori poi la ribattuta di Niang, ma se il portiere Çalhanoğlu riesca a recuperare. Ora Çalhanoğlu ancora al centro per il colpo di testa di Musacchio, grande questa volta, quindi la retranetta ha difficoltà di dare forza alla comunità, vedi si stacca, ma ignorato da Bonaventura. Triple di Çalhanoğlu, cross morbido, Bergnani in anticipo, calancia,
talento di Cialanova, a parte il primo doppio passo come ha fatto anche prima.